Ciao a tutti, oggi sono con il telefono qui perché abbiamo messo una foto su Instagram e tantissime mi hanno chiesto di realizzare questo anellino qui in 20 secondi, ci mettete veramente. Io vi faccio vedere prima come realizzarlo e poi lo realizzo io in 20 secondi col cronometro dell'iPhone. Allora, se servono 25 secondi, scusatemi veramente, però chiedo perdono. Serviranno 25 secondi, ho sbagliato io. Vediamo se c'è 20 secondi per un anello molto carino. Poco, devo dire, molto bellino. Ce n'è un altro qui, aspettate, lo metto, vi faccio vedere quanto sono carini questi anellini, sono veramente bellissimi. Questo è l'altro, questo è più, non so come. Mi piacciono tutte e due, solo che questo mi stringe un po' di più, quello un po' di meno, quindi preferisco mettere questo qui rosa. Niente, vi faccio vedere. Inizio col prendere un elastico blu, servono due elastici. Prendere qui, inserire e girare. In questo modo prendo, allargo, metto sui due pioli della macchina. Potete usare anche le dita. E fate finta che queste sono le vostre due dita. Vado a prendere con l'elastico. Prendo l'elastico da sotto. Metto qui. Quindi lo porto sopra. E ora vado a prendere così questa parte qui dell'elastico. Questa, quindi quella sotto la vado a portare sopra. E praticamente il nostro anello è fatto. Basta, abbiamo fatto. Dobbiamo solamente ora prendere, tirare il più possibile per avere anche un effetto carino. E è finito. Quindi io quando arriverò a questo punto avrò finito il mio anello. E poi lo tiriamo su e vi faccio vedere che viene, perché io sono un genio. Se riesco a tirare. Oh, ok, ci sono riuscita. Quindi, ok, e guardate com'è venuto benino. Vabbè, ecco, è stupendo, sì o no? Anche se dite no, io non vi credo perché so che è l'anello più bellino sulla faccia della terra, quindi mi dispiace per voi. Ok, io vado a prendere due elastici e prendo già un elastico nelle mie manine, nelle mie grinfie. E sono pronta. Sono pronta, avvio. Ok, metto qui. Ok, elastico. Ho preso un elastico rotto, ho perso un sacco di tempo. Fatto! In meno di 18 secondi, come avete potuto vedere. Stop. In 16 secondi ci ho messo, bellissimo. Ora vediamo se mi è venuto. Vabbè, viene per forza perché non è una cosa che viene una volta sì, una volta no. Però vi volevo solo giusto far vedere. E questo è l'anellino, vedete? Perché l'ho fatto dello stesso colore? Potevo approfittarne e farlo di altri colori, però è meraviglievole proprio. Come dice Dari Bruno, che io adoro. È stupendo. Perché non mette però bene a fuoco? Quanto è bello! Sono meravigliosi e li adoro. Potete veramente realizzarli come volete. Poi ci sono anche, se vi piace fare queste cosine, ma dove li ho messi? Ma dove stanno? Scusate, ma forse questo, ma no, non mi ricordo dove, qual è più che dove stanno. Forse è questo. Praticamente ci sono questi così che mi si sono rotti. Oh, che bello. No, non ci stanno a sto punto. Dato che mi si sono rotti, non ci possono stare. Bene, allora, ecco così. C'è tipo questo qui che mi piace un sacco. Ci sono questi così che dovrebbero stare meglio, ma non so perché stanno così, boh. Perché mi stanno così? Ah, perché non ho tirato bene probabilmente. Ok, ora mi stanno perfetti. E sono bellissime perché c'ha tipo sembrano le orecchiette del coniglio e sono
divini questi qui e sono la stessa cosa, solo che devi girare l'elastico. Se vi interessano, non sapete dove ho comprato certe cose, vi lascio qui nell'info box, quindi nelle informazioni del video, tutte le informazioni possibili. Un video, cliccate la scritta blu allegata al video, risponde alle vostre domande e avete finito. Vedete il video e poi sapete tutto quello che vi interessa. Veramente ho risposto a tutto. Niente, vi saluto. Un bacione, spero che questo anello in meno di 20 secondi, cioè meno di 20 secondi per un anello così bello, cioè vedete che non è venuto male o è venuto cose strane, no, è venuto benissimo. Vi saluto un bacione. Ciao!